Allora, di nuovo buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questo nuovo incontro del ciclo dei seminari del martedì, organizzati dalla DIFCAM dell'Università di Siena, in collaborazione con il Centro Interuniversitario di Antropologia e Mondo Antico. L'incontro di oggi abbiamo due ospiti, studiosi insigni e cari amici che ci sono venuti a trovare a Siena. Professoressa Roberta Fabiani e il professor Massimo Nafissi, io vi nomino in rigoroso ordine alfabetico perché è l'unico, diciamo, per uscire dall'eventuale questione della gerarchia. E vi ricordo che l'incontro è registrato e quindi se qualcuno di voi non desidera apparire, basta che spenga la telecamera, insomma, che comunque di solito inquadra chi parla, quindi dovrebbe essere sufficiente limitarsi all'ascolto. E se volete informazioni per il programma degli incontri che ancora restano a svolgere, gli ultimi due del nostro ciclo di seminari, potete trovarli nella pagina del sito di IFRAM, che adesso scheda gentilmente condiviso nella chat, in cui trovate le singole locandine, il programma completo fino a giugno. E il link per recuperare le registrazioni degli incontri che si sono già tenuti e che sono pubblicati nel canale YouTube del TIFCLAM. Il prossimo incontro sarà mercoledì 31 maggio con Alessandro Linguiti, che farà un incontro su Platone. E chiuderemo infine il 7 giugno con il professor Basile dell'Università di Buenos Aires, ma appunto potete trovare i dettagli nel programma completo degli incontri. Oggi invece abbiamo il grande piacere di ospitare con noi Roberta Fabiani e Massimo Nafissi. Roberta Fabiani insegna storia greca, epigrafia greca presso l'Università di Roma 3, e Massimo Nafissi insegna storia greca presso l'Università di Perugia. Farò una brevissima presentazione, insomma, che per molti di voi sarà ridondante, immagino, ma per gli studenti più giovani soprattutto, separata, e poi, diciamo, unirò qualche elemento in comune, perché ci sono molti aspetti, naturalmente, che accomunano Roberta Fabiani e Massimo Nafissi, e non è un caso, insomma, che oggi abbiano presentato insieme, hanno dovuto presentare insieme questa presentazione, questo seminario. Roberta Fabiani, forse come ambito di ricerca più noto, quello che si ricollega all'impressionante lavoro di analisi, studio e pubblicazione del materiale epigrafico proveniente da IASOS, e nel 2015 ha visto la luce lo splendido volume sui decreti onorari di IASOS, cronologia e storia, di cui mi limito a dire che è una esemplificazione su come dovrebbe essere condotta un'indagine storica a partire dal materiale epigrafico, a patto naturalmente di avere le qualità e le competenze di cui Roberta Fabiani dispone ampiamente. Al suo attivo molte pubblicazioni su diversi temi di grande interesse e originalità, questioni di carattere istituzionale, culturale, onomastico, numismatico e altro ancora, nei quali abbina sempre un grande rigore scientifico con una spiccata sensibilità storica. Noi abbiamo usato, tra l'altro, nel corso di qualche anno fa qui a Siena con i miei studenti, un buonissimo articolo apparso su Ormos nel 2018 con le prescrizioni legate alla concia delle pe pelli. È solo uno dei molti esempi di come appunto la sensibilità, la capacità di leggere anche fra le righe, diciamo così, del contenuto del materiale epigrafico è proprio tipico del lavoro di Roberta Fabiani. La competenza grafica di Roberta Fabiani è ben nota anche in campo internazionale, infatti le è stata attribuita la curatela del 14° volume dell'EIG per la sezione della Magna Grecia, ed è certamente un riconoscimento, insomma, che parla da solo, non ha bisogno di molti commenti. Passando invece a Massimo Nafissi,
sono molto sintetico naturalmente perché abbiamo tutti desiderio di ascoltare loro più che la loro presentazione. Gli ambiti di ricerca e gli interessi di Massimo Nafissi si concentrano principalmente, direi, su tre filoni. Sparta, rispetto alla quale Massimo Nafissi è un'autorità indiscutibile e riconosciuta a partire dal volume La nascita del cosmos, ma con un'infinita quantità di contributi, articoli, interventi su moltissimi aspetti legati alle istituzioni spartane, alla storia spartana, alla storiografia su Sparta, che lo rendono veramente un punto di riferimento internazionale per l'argomento. E anche alla colonizzazione greca, un altro dei filoni di ricerca di Massimo Nafissi, e anche qui, insomma, vale quello che ho detto prima, su questioni di carattere storico, storiografico, culturale, anche economico, di storia del paesaggio, Massimo Nafissi ci ha donato dei contributi di grandissimo spessore. E il terzo filone di ricerca è quello sugli ASUS, ed è quello, direi, che mette insieme, ecco, i due ospiti di oggi. Massimo Nafissi e Roberta Fabiani hanno collaborato già nel 2017 alla pubblicazione curata da Gianfranco Maddoli delle iscrizioni, che parte diciamo, delle iscrizioni di IASOS, pubblicazione apparsa su un supplemento della prova del passato, e hanno continuato diciamo, questo lavoro instancabile di studi, analisi e pubblicazione del materiale epigrafico. Massimo dirige il gruppo di dirigeva, ecco, mi correggo, dirigeva il gruppo di ricerca sulla pubblicazione appunto delle. Lo studio del materiale epigrafico di ASOS, hanno insieme anche curato una mostra Marmi Erranti legata sempre a IASOS, appunto ai marmi di IASOS presso il Museo Archeologico di Istanbul. Insomma, è una ricerca che accomuna entrambi e in cui procedono, direi, parallelamente, insomma, con grande collaborazione, continua collaborazione. Quindi che oggi abbiamo la fortuna, ecco, di poter assistere a una tappa, insomma, di queste collaborazioni. E io mi taccio qui perché appunto, desidero di sentire voi, naturalmente, non prima però di avervi ringraziato ancora di cuore per aver accettato il nostro invito. È veramente un grande piacere avervi qui oggi con voi. Dunque cerco di, ecco, inquadrarli, ora ve le svelo perché voi da casa non le avete ancora viste. Per ora ve ne svelo uno, diciamo Roberta, poi troveremo un modo insomma per forse. Se scaliamo tutti, guardate il momento fra il pubblico, si vi lascio padroni, per condividere. Ma lo facciamo subito? Allora, noi partiamo con la condivisione, quindi forse diciamo, qui vedremo alla fine del. L'intervento, ecco. Vuoi vedere anche se vuoi possiamo prendere forse un pochino così lo vedi abbastanza grande, ecco, così puoi vedere anche un po' di uditorio. Prego, grazie Massimo, grazie per questa. Allora, buon pomeriggio a tutti, grazie molte ai colleghi di Siena, Stefano Ferrucci, Marco Pettalli, Giuseppe Cordiano, Eleonora Pischedda per questo invito, grazie a tutti voi che siete qui presenti, grazie ai colleghi e tutti coloro che ci stanno anche seguendo da casa. Per noi è un grande onore e piacere essere qui. Personalmente è la prima volta che sono a Siena non da turista, quindi sono ecco, particolarmente onorata di essere qui oggi a parlare questi seminari del martedì, prestigiosi seminari del martedì dell'Università di Siena. Ecco, penso di esprimere in questo anche insomma, il piacere di Massimo e grazie a Stefano per la generosissima presentazione che ha fatto di noi. E quello che vi presentiamo oggi questi sono i risultati di una ricerca che abbiamo condotto insieme, per l'appunto, come si diceva, nei mesi scorsi. Ci siamo occupati insieme per molti anni, più spesso congiuntamente, talora se, insomma, separatamente, comunque sempre in scambio, della città di Iasos in Caria e dei documenti che la riguardano.
Qualche tempo fa siamo stati invitati a scrivere un contributo per una pubblicazione in onore di Fede Berti, che per 30 anni è stata la direttrice della missione archeologica italiana di IASUS. E abbiamo pensato di ragionare insieme sulla fonte forse più nota e più importante sul conto di IASUS, un passo di Polibio, che adesso vedete, ma che poi discuteremo meglio, è un passo nel quale, dopo una breve introduzione geografica, vengono date da Polibio le tradizioni di fondazione della città. Ci si è resi conto che incredibilmente di questa fonte non c'era, mancava un lavoro, su questa fonte mancava un lavoro, mancava una riflessione sufficientemente attenta e i primi colpevoli siamo in rovere, insomma, prima di tutto vale per noi. Ne è nato un lavoro piuttosto ampio, che alla fine anzi è risultato troppo ampio per la sede per cui l'avevamo pensato, quindi abbiamo poi dovuto ritagliare una parte per gli studi in onore di Fede Berti. E da questo lavoro comune derivano le riflessioni che oggi vi presentiamo. Il passo di Polibio parla di un prodigio, tra poco lo vedremo, che concerne due statue. Le statue di due Artemidi di due città tra loro vicinissime, Iasos e Bargilia. Ecco, qui vedete l'area in cui la storia gravita, siamo sulle coste della Caria, in Asia Minore, e le due città di cui andremo a parlare sono per l'appunto Iasos e Bargilia, due piccole cittadine che si affacciano su uno stesso golfo, che sono, ecco, tra di loro in qualche modo in costante relazione. Quindi sulle statue di queste due Artemidi, pur essendo all'aperto, dice Polibio, non cade la pioggia e non cade la neve. Quindi sono due statue prodigiose. Massimo e io ci divideremo un po' così il discorso. Adesso cederò a lui la parola, vi presenterà il passo polibiano al centro della riflessione e vi parlerà poi del culto di Artemis Estias a Iasos. Io mi soffermerò invece sull'Artemis Kindias di Bargilia e poi cercherò di interpretare con voi il senso del prodigio descritto. Successivamente tornerà a prendere la parola Massimo, che concluderà il seminario e vi mostrerà come in Caria il tema dei prodigi sia stato, a quanto pare, al centro di una sorta di competizione. E aggiungerà qualche riflessione proprio sul tema della competizione religiosa tra le poleis in epoca classica ed ellenistica. Di tutto quello che diremo siamo entrambi responsabili, anche se lo diremo ciascuno in una sezione a parte. Sono temi di cui abbiamo parlato così tanto e così spesso che il contributo dell'uno non è più distinguibile da quello dell'altro, e quindi la distinzione in parti è soltanto per comodità. E adesso cederei la parola appunto a Massimo. Allora, anch'io esprimo il mio ringraziamento a Stefano che ha ceduto nel definire il mio ruolo fondamentale nell'universo della storia antica mondiale, ma insomma lasciamo stare. Si fa così con gli ospiti perché uno deve impressionare l'uditorio. Il passo da cui cominciamo è il passo polibiano. Che si concentra su Iasos e Bargilia, adesso lo stiamo a rimostrarvi, la vicinanza tra le due città. Questo passo è ricollocato dalle ricostruzioni che si possono fare dell'opera polibiana nel contesto della narrazione della campagna di Filippo V nella Perea Rodia del 201-200 a.C. A quell'epoca Filippo si impossessò, tra le altre, anche di Iasos e di Bargilia, e in quest'ultima trascorse in gravissime ristrettezze l'inverno del 200 a.C., prima di tornare lui, sgattaiolando via tra le flotte di Attalo ed Erodi, lasciandovi però una guarnigione. La liberazione delle due città fu uno dei temi al centro delle trattative che precedettero poi la pace di Tempere, il 196 a.C. E Bargilia fu effettivamente liberata dai Romani nel 196. Non è chiaro bene cosa successe a Iasos, perché poi Iasos la troviamo nelle mani di Antioco III, che diciamo, parallelamente compie la sua spedizione oltre il Tauro e riafferma il suo controllo
in molte parti dell'Asia Minore e in particolare in Caria. Probabilmente Iasos, come forse dovremmo dire, era già stata presa da Antioco III nel 196. Allora, il passo, io vi leggo rapidamente la traduzione. La città di Iasos è situata in Asia, sul golfo che si stende tra il Posidio, nel territorio milesio, e la città di Mindo. Chiamato, e qui c'è una lacuna che si può integrare con Dataluni Iasio o qualcosa del genere, ma dai più Golfo Bargiletico, con lo stesso nome delle città che sono state fondate al suo interno. I cittadini menano vanto di essere stati all'origine coloni degli Argivi e successivamente dei Milesi, perché i loro avi avrebbero chiamato da loro il figlio del fondatore di Mileto Neleo a causa delle perdite riportate in occasione della guerra contro i Cari. La città misura 10 stadi. Tra gli abitanti di Bargilia è diffusa la fama, e la cosa è ritenuta vera, che la statua di Artemide Kindias, pur trovandosi all'aperto, non sia mai toccata né dalla neve né dalla pioggia, e lo stesso presso gli Iasi per l'Artemide Astias. E anche alcuni storici hanno detto queste cose. Quanto a me, di fronte a simili affermazioni, da parte degli storici, non so come, ho sempre manifestato un atteggiamento di ostilità e di insofferenza nel corso di tutta la mia opera. Credo infatti che siano di ingenuità bambinesca quei racconti tali da ricadere fuori dalla concezione non solo delle cose ragionevoli, ma anche di quelle possibili. Ed è proprio di chi è stupido dire che alcuni corpi esposti alla luce non proiettano l'ombra. Ed è quanto ha fatto Teo Pompo, quando ha detto che quanti entrano nel santuario di Zeus in Arcadia non proiettano ombra. Il caso allora riferito è analogo a questo. Certo, bisogna perdonare alcuni storici che raccontano fatti miracolosi e inventano notizie su quel tipo di eventi che contribuiscono a preservare la reverenza del volgo nei confronti della divinità, ma non si deve tollerare l'esagerazione. Questo dunque il passo di Polibio. Nella seconda parte, come si è visto, il dettaglio sulle statue e sul prodigio che le riguarda offre a Polibio l'occasione per affrontare un problema di metodo storico a lui molto caro, e gli critica aspramente gli storici che nelle proprie opere lasciano spazio al meraviglioso e all'irrazionale. Il passo suscita però anche per noi riflessioni e approcci di analisi di tipo diverso. E inizierei solo ricordando quel problema testuale che abbiamo visto all'inizio, vi segnalo la piccola lacuna all'inizio del passo, e nella quale deve essere caduta una delle due denominazioni del Golfo, e deve essere probabilmente un riferimento ad una denominazione che fa capo a Iasos, anche per quello che si dice. Del resto Tucidide chiama il Golfo Iasikos e compare come Iasius in Polibio e in Mela, quindi il nome Iasio circolava. L'integrazione di Schweighäuser, quella con Men paratis in Iasio, è quella più comune ed è a questa che si ispirano più o meno tutte le integrazioni moderne, ma e le traduzioni. Un punto invece abbastanza che ci è parso abbastanza chiaro, nonostante Wolbank definisse nel commento monumentale a Polibio che la fonte non era identificabile, che invece le fonti a cui si riferisce Polibio siano abbastanza chiare. Sono due storici rodi, Zenone e Antistene, di cui lui parla abbondantemente in quello che rimane del XVI libro.
E questi due Zenone ed Antistene sono in realtà abbondantemente usati per questa fase della storia e in particolare per la spedizione di Filippo V in Asia Minore. Per esempio, lui li critica per la descrizione della battaglia di Lade, una battaglia in cui nel 202 Filippo ha vinto i Rodi. Poi anche il riferimento a degli storici al plurale si adatta a questi due storici che lui menziona in genere insieme, e anche il contenuto, e questo è l'unico punto in cui in realtà già Urlich alla fine dell'Ottocento aveva fatto riferimento, proprio per individuare in loro le possibili fonti, con un'identificazione che poi è stata ripresa da Wimmer, cioè il riferimento alla Sungene e Arodia è un elemento che ben si attaglia a delle argomentazioni di storici rodi. E in effetti la Sungenia di Iasos Corrodi era un aspetto importante per la vita di Iasos alla fine del III secolo. Sull'ingresso del Buleuterion di Iasos sono incise una serie di decreti che ora stanno al British Museum, con dei decreti dei Rodi, con cui i Rodi prendono la difesa della città rivolgendosi di fatto già a Filippo V, ma siamo negli anni 10 del III secolo, molto prima della spedizione in Asia Minore di Filippo. E poi, quando diciamo nel corso della guerra siriaca, a un certo punto i romani assediano la città, che è tenuta da un presidio di Seleucide, e degli esuli, gli Asei, fanno leva sulla loro amicizia con i Rodi per chiedere ai romani di essere clementi con i loro concittadini. E quindi, insomma, questo è un aspetto interessante, ma in generale ci è parso che degli storici Rodi potessero essere anche interessati non solo a sottolineare che la città doveva qualcosa a Rodi, ma anche a magnificare la grandezza della città attraverso i miracoli, che, o i prodigi, per me meglio dire, no? Che si raccontavano sulle sue idee, perché erano le città che erano state salvate dai Rodi. Non si poteva tollerare che una città del genere fosse distrutta. Ora, su questi passi ci sono, su questo passo ci sono diversi paralleli. Grazie, Roberta. Alla sola Bargilia fa riferimento Strabone, 14.220. Vicino a Bargilia c'è il santuario di Artemide Kindias, un tempo esisteva un centro di nome Kindue. Secondo la credenza popolare, la pioggia gli cade intorno senza bagnarlo. Manca il parallelismo con Iasos, e il riferimento è al santuario, non alle statue, però è probabile che l'informazione derivi da Polibio. Tra l'altro c'è il verbo pisteuo che era usato anche da Polibio. Il riferimento ai caratteri miracolosi dell'agalma di Iasos, e solo di Iasos, torna invece in Ampelio, nel Liber Memorialis, all'interno di un capitolo che si intitola Miracula quae in terris sunt. Qui la menzione di Iasos è esito di un emendamento che però pare molto solido, emendamento ottocentesco, seguito poi sostanzialmente da tutte le edizioni. A Iasos una bellissima statua marmorea di Diana, cito, che è eretta sotto il cielo divino, non è toccata dall'acqua, neppure in caso di pioggia. Va infine fatto un cenno al passo di Plinio, che è un passo molto importante per chi studia Iasos, perché è il passo
in cui si ricorda come questa statua di Artemis Astias di Iasos sia opera di due scultori chioti piuttosto famosi, non solo direi per la storia dell'arte, Bupalos e Atenis. Il passo di Plinio ricorda come vi sono diverse statue fatte da questi due artisti nelle isole vicine a Chio, alcune una a Delo, in cui si ricorda un epigramma con dei versi in cui si diceva, cito, che Chio era celebrata non solo per le viti, ma anche per le opere dei figli di Archermos, ma poi aggiunge in ipsa Chio narrata est operis eorum diane ostendum etiasi dianam manibus eorum factam, e poi si continua ricordando una statua di Diana posta in alto in un, in un edificio di Chio, in cui chi entra vede l'immagine triste e chi esce invece gli sembra di vederla felice, rasserenata. Ora, in realtà, in genere questo passo viene, come dire, ricordato per dire, ah vabbè, la statua l'hanno fatta questi artisti chioti molto importanti, ed è un segno, come dire, della forte integrazione di Iasos, che in realtà in epoca arcaica e all'inizio dell'epoca classica è sicuramente una città in cui, per esempio, si parla in cario. Le iscrizioni arcaiche e della prima età classica di Iasos sono tutte in cario. Però sul piano artistico, in tutte le manifestazioni, sia dell'arte più alta, che è testimoniata per esempio da dei rilievi importanti di un edificio con dei carri correnti che ricordano dei rilievi analoghi di Miunte, però insomma c'è questo aspetto fortemente ellenizzato, e in questo rientra anche la presenza di questi due artisti. Però è vero che a prima vista si sarebbe tentati di mettere in relazione l'attenzione riservata da Plinio alla statua con la qualità estetica del monumento, signum pulcherrimum, dice Ampelio, ma il testo si presta anche a un'altra lettura. Il verbo ostendere si usa spesso in relazione a episodi che, anche se non contro leggi della natura, suscitano tuttavia ammirazione e meraviglia. Quindi, insomma, ostendunt e ostendo e ostentum, che è una delle parole romane per il prodigio, sono in relazione molto stretta, e Polibio fa spesso uso di ostendo in relazione ad ostentum, quindi a miraculum. Perciò ci sembra probabile che il cenno di Plinio possa essere messo implicitamente in relazione con la natura portentosa della statua, tanto più che anche il cenno successivo sulla statua di Chio accenna dei caratteri, come dire, in qualche misura miracolosi del volto della statua scolpita dai due artisti. Adesso io mi fermo un attimo su quello che sappiamo per altra via del culto di Artemis Astias. Adesso vi facciamo vedere Iasus. Sì. La statua di culto è, come abbiamo visto, attribuita da Plinio a degli artisti chioti di epoca arcaica. Però il culto della dea è attestato con certezza a partire dal tardo IV, inizio del III secolo a.C. E qui vanno dette due cose. Innanzitutto, Artemis, il culto di Artemis in città è profondamente legato al culto di Apollo. L'eponimo della città era lo Stefaneforos di Artemis Astias, ma quando nessun uomo si fa carico delle spese connesse alla carica
dello Stefane Forato, allora è Apollo, è il tesoro di Apollo che diventa lo Stefane Foro. A quanto pare il culto della dea è andato crescendo con il tempo e esso pare veramente preponderante solo in epoca imperiale. Sulle monete di Iasos la prima divinità che compare all'inizio del IV secolo è Apollo. La testa o la figura di Apollo e Artemis compaiono poi insieme o sullo stesso lato o su due lati opposti in monete per un breve periodo del IV e poi soprattutto in epoca ellenistica. Però il vero Episemon o Parasemon delle monete di Iasos è il ragazzo col delfino, perché Iasos ha questa leggenda che un ragazzo è stato salvato dal delfino in maniera miracolosa. Insomma, Artemis non occupa una posizione dominante nei coni cittadini, e da quando, però un altro aspetto notevole da sottolineare, da quando noi disponiamo di questa informazione, cioè dall'età di Alessandro, noi sappiamo che l'assemblea di Iasos si tiene il 6 del mese. Il 6 del mese è il dies natalis di Artemide ed è il giorno che precede il 7, che è il dies natalis di Apollo. Il 7 in molte città ioniche è un giorno importante. Per esempio lo vediamo dalle iscrizioni, la legge di Chio ricorda gli Eddomaia, e lo stesso accade nell'iscrizione dei Molpi. È probabile che scegliendo il 6 si sia valorizzato il ruolo di Artemis, e certo il culto di Artemis sarà stato integrato nei rituali dell'assemblea, delle riunioni dell'assemblea. Non si poteva dimenticare Artemis in quel giorno, ma è molto probabile che il 7 fosse un giorno in cui Apollo era ancor più onorato, lasciando quel giorno a Fesimos, cioè non facendo nessuna riunione pubblica in quel giorno. Come sappiamo bene, ad Atene i giorni delle grandi feste non si tengono né bulai né ecclesiae, quelli sono giorni dedicati agli dei. In piena età ellenistica il santuario di Artemis comunque era molto importante. Dalla metà del III secolo i decreti più importanti sono messi o nel santuario di Zeus o nel santuario di Artemis Astias. Però c'è ancora l'Apollonion, che è stato un luogo importante fin da tardo IV per la collocazione dei templi, dei decreti. Comunque nel santuario di Artemis si mettono, come in quello di Zeus, i decreti più importanti di questo periodo, quelli per i giudici stranieri e per le città da cui provengono, che sono dei decreti che insomma qualificano le relazioni della città con delle comunità in qualche misura sorelle. All'immagine di culto della dea si può riferire con sufficiente certezza solo una rappresentazione di statua di divinità femminile, cioè prima c'è Artemis, non la statua di Artemis. Qui la statua compare solo in questa cosa, insomma, dell'età di Commodo, e però che in età imperiale Artemis avesse un ruolo importantissimo in città, lo si vede benissimo dalle dediche dei grandi edifici, che sono regolarmente dedicate ad Artemis Astias e all'imperatore, come a Efeso ad Artemis Efesia e all'imperatore, ad Afrodisia ad Afrodite e all'imperatore. Quindi a quel punto è la grande idea della città, ma prima un po' meno. Ecco, questa è la nostra impressione. Un'ultima cosa, l'Epiclesi Astias è unica nel mondo greco. C'è una famosa core Astos a Paro. Astias, insomma, qui non diciamo niente, però Astias deriva chiaramente da Astu. E Artemis pare presentarsi a Iasos come la dea dell'Astu, cioè del centro urbano.
E in qualche modo è come se si caratterizzasse in senso urbano la figura di una dea che nell'immaginario greco è comunemente una dea del fuori. E forse in qualche modo una cosa del genere può valere anche per la core Astos di Paro, insomma. Passerei di nuovo adesso la parola a Roberta. Grazie. Prego. Allora, se dunque abbiamo sentito che Iasos, mi sforzerò di dirlo anche io così, il ruolo di Artemis va crescendo, a Bargilia, la città di Rimpettaia, invece il culto di Artemis Kindias pare fin da subito estremamente forte, più eminente, e molto presto Bargilia mette in rilievo non solo il culto, ma proprio la statua, l'agalma della dea. Artemis Kindias era una divinità così importante per la città di Bargilia che la testa oppure l'agalma della dea compaiono come parasemon in moltissime monete già molto presto, all'inizio dell'epoca ellenistica, diciamo nella prima metà del III secolo a.C. Qui abbiamo una moneta con la testa di Artemide e sull'altro lato abbiamo il cervo che le è sacro e qui vediamo l'agalma della dea, la statua della dea, vedete, rappresentata con un chitone e sopra un ependiutes, e vediamo che ha le braccia incrociate sul petto e trattenute probabilmente da due fasce, da bande incrociate. E qui vediamo lo stesso modello insieme a Pegaso, che è un altro, diciamo, è legato alla fondazione della città. E le monete più antiche di Bargilia ormai vengono ritenute queste. Si tratta di Alessandri, i più antichi per Lisimaco, in questo caso per Antioco II. Abbiamo qui Antioco II, qui Apollo seduto sull'Onfalos, e vedete qui il marchio di Conio, di nuovo la piccola statua che ha le stesse caratteristiche, proprio sulla base di questo marchio di Conio che queste monete sono state attribuite a Bargilia. La presenza quindi della statua, della dea, ma in particolare dell'agalma, sulle monete della città ci dicono che il culto è centrale per la città e che l'agalma è particolarmente importante per i bargilieti. E anche le iscrizioni di Bargilia ci mostrano la centralità del culto, perché sappiamo che a Bargilia si svolge una festa e un agone per Artemis Kindias. In occasione dell'agone, come vediamo in questo straccio di decreto, vengono annunciati pubblicamente gli onori per gli stranieri benemeriti, in questo caso dei giudici stranieri. Questo a Iasos avviene nelle feste per Dioniso. Sì, alle Dionisio, giusto. C'è poi, ci sono dei documenti epigrafici molto interessanti da Bargilia sul culto di Artemis Kindias. Sappiamo, per esempio, da un decreto di avanzato secondo secolo a.C. che la dea apparve ai bargilieti. Ci fu un'epifaneia della dea in occasione di una situazione molto difficile. Durante la guerra di Aristonico la città era in grave situazione, ma la dea apparve in qualche modo, non sappiamo in che modo, non viene raccontato, si parla di una epifaneia della dea. Fu un fatto così centrale che di lì a pochi anni la città emanò ben tre decreti nell'arco praticamente di pochi mesi. Oggi questi tre decreti sono chiamati con un nome collettivo, l'ex sacra di Bargilia, in cui i bargiliati reimpostano la festa per la città, la rendono più splendida, più partecipata, coinvolgono cittadini così come coinvolgono anche i meteci. Quindi insomma era successo qualcosa di eccezionale. E grazie a una epifaneia della dea. Un'altra epifaneia è raccontata in questa iscrizione che non so se conoscete, è una delle grandi novità degli ultimi anni. La Caria negli ultimi anni ha restituito monumenti straordinari, tra cui questa iscrizione detta la Versumschrift di Saldomo, un testo, un poema in 125 tetrametri trocaici catalettici scritti da questi Saldomo che raccontano una storia avventurosa che narra peraltro anche un'altra epifaneia della dea Artemis Kindias. Questa iscrizione viene chiamata iscrizione dell'Usuniuva. Volevo qui fare un piccolissimo escursus su cosa sia l'Usuniuva, perché diciamo torna a funzionare quello che devo dire poco. Usuniuva è un termine turco che significa l'alto nido.
e fa riferimento a questa colonna che vedete qua, in cima alla quale c'è un nido di cicogne. C'è sempre stato, praticamente anche i disegni 7-800 lo presentano così e con il nido sopra. Ora, questo Zuniova era una colonna che si trova nella città di Milas. A Milas va considerata la capitale della Caria, la regione in cui si trovano Iasus e Vargilia, e in questa città di Milas, appunto, che è insomma, il centro politico più importante fino a quando un personaggio, Mausolo, non sposterà la capitale ad Alicarnasso, insomma, si trova questa colonna. Una decina d'anni fa, rocambolescamente, un archeologo ha capito, e purtroppo dei tombaroli, grazie a lui anche, ma non perché lui gliel'abbia detto, ma perché l'avevano ascoltato parlare a un convegno, che al di sotto di questa colonna c'è un edificio gigantesco. Io qui non riesco adesso a farvi vedere il tutto, ma da quel poco che si vedeva è stato scoperto praticamente un edificio che starà a 100 metri per 30, se parliamo di queste dimensioni. È chiaramente un edificio monumentale, è sotto una camera ipogea affrescata con un sarcofago straordinario. E a chi può essere attribuita questa straordinaria tomba? Sicuramente, per molte ragioni che adesso vi risparmio, alla famiglia degli Ecatomnidi. Chi sono gli Ecatomnidi? Sono coloro che ricevono dal re di Persia l'incarico di essere satrapi di Caria all'inizio del IV secolo a.C., quando la Caria diventa una satrapia autonoma. Prima era parte della satrapia di Lidia. L'incarico viene dato a questa famiglia, detta Ecatomnidi, dal fondatore Ecatomno, che avrà 5 figli, il più celebre dei quali è Mausolo, che si farà fare una tomba monumentale ad Alicarnasso, da cui viene la parola mausoleo. Ecco, questa tomba si discute se sia di Ecatomno o di un fratello di Mausolo, che è Idrieo. All'interno di questo scavo hanno trovato quella iscrizione che dicevamo poco fa, che racconta tante cose. È un'iscrizione molto interessante, anche molto difficile, ma tra cui una epifaneia di Artemis Kindias. Torniamo proprio ad Artemis Kindias. Questo nome, adesso ci soffermiamo un attimo sull'epiclesi. Kindias è un'epiclesi interessante perché è un... epiclesi di carattere topografico, cioè fa riferimento a un luogo. E qual è questo luogo? La città di Kindue, che si trova, che sorgeva qui dove vedete indicata Chemiclair oggi. È una cittadina che è nominata già da Erodoto ed è ragionevolmente la città d'origine proprio degli Ecatomnidi. La famiglia Ecatomnidi era originaria da qui prima di spostarsi a Milas, che è la capitale, diciamo così, della Caria. Questa Kindue sappiamo che nel 353, lo ce lo dice un testo epigrafico, vendette un pezzo di territorio che dovrebbe praticamente muoversi qua, comunque certamente un pezzo di suo territorio che si affaccia sul mare, proprio a Milasa, che essendo una capitale aveva bisogno di uno sbocco sul mare, anche per questioni di comunicazione e di commerci. Kindue vende un pezzo di territorio, probabilmente gli Ecatomnidi c'entrano qualcosa perché cade proprio nel periodo in cui loro sono al potere, cede un pezzo del suo territorio a Milasa. Di questa Kindue poi sparisce ogni traccia, e abbiamo visto prima, ce l'ha mostrato Massimo, che Strabone dice che un tempo, parlando di Vargilia, qui esisteva un luogo chiamato Kindue. Che cosa dobbiamo desumere da questo? Che in pratica questa Kindue abbia perso autonomia, prima un territorio è stato venduto a Milas e poi deve essere stata assorbita nel territorio praticamente di Vargilia. E allora Artemide Kindias, che cos'è? È l'Artemide che in realtà è l'Artemide degli abitanti di Kindue originariamente. E la cosa torna perché, diciamo, gli indizi portano a identificare il santuario di Artemis Kindias in questo territorio, vedete, in questa zona, che è extramurana sia per Vargilia che per Kindue. Quindi è un culto esterno alle mura della città, un culto che i vargiliati hanno assorbito da Kindue. Ma ragioniamoci un attimo, è normale che una città assorba il culto di un'altra città e che poi assuma questo ruolo così importante sulle proprie monete? Noi pensiamo che questo debba essere accaduto, possa essere accaduto per il prestigio che questo culto doveva avere e quell'agalma, quella statua in particolare, e che dunque nel momento in cui la città è stata assorbita, quel culto aveva una rilevanza tale, un carisma tale, aveva una chiara fama tale, per cui i vargilieti lo hanno assorbito, tale quale è diventata la loro divinità poliade, ma in origine era il culto degli abitanti di Kindue. Quindi
con l'integrazione di Kimbu, la Kimbias è diventata la dea dei bargi lieti. E tutta questa storia però ci suggerisce che quella statua doveva avere probabilmente già una fama di portentosità. Veniamo adesso all'altro punto, al terzo punto. Le statue portentose, il significato del prodigio. Allora, il portento delle due statue l'abbiamo visto ben attestato da Polibio, da Strabone, da Ampelio, da Plinio, anche se uno lo riferisce a tutte e due le città, una sola, non importa. È un portento evidentemente ben noto e attestato dalle fonti. Qual è il senso di questo portento? Cosa significa il fatto che sulle due statue non cadono né pioggia né neve? Cercheremo adesso di dare un senso a questo prodigio. Intanto voglio dirvi che negli ultimi anni si è prestata molta attenzione, qui c'è una breve scelta delle tante della bibliografia vastissima che potremmo proporvi, sul tema della presenza divina nelle statue. Fino a poco tempo fa le statue venivano studiate per ragioni archeologiche e storico-artistiche, invece negli ultimi anni, come vi mostrano questi saggi, si è cominciato a guardarle diversamente, ci si è dedicati al rapporto tra statua di culto ed esperienza del divino. Si è cominciato a studiare proprio il significato culturale e storico-religioso della statua. Da questa notevole serie di studi si può estrapolare un dato importante, che anche se personaggi come Senofane e Eraclito dicevano che le statue sono solo prodotti artigianali più o meno ben riusciti, in realtà le persone, il greco medio, era convinto che gli dèi vivessero dentro le statue o potessero vivere dentro le statue e che dunque le statue potessero essere un mezzo privilegiato per la manifestazione della potenza del divino. Quindi le statue potevano ospitare il dio occasionalmente. Dei molti esempi che potrei presentarvi, mi soffermerò adesso soltanto su uno, vi citerò soltanto uno che è molto noto, il caso del Palladio. No? Tutti conosciamo la statua di Atena che si diceva che fosse caduta dal cielo sulla terra, era una statua alla quale la città di Ilio era talismanicamente collegata, perché vi ricorderete che si diceva che Ilio non sarebbe stata conquistata fino a che il Palladio fosse rimasto nella città, per questo Odisseo e Diomede devono sottrarla. Quindi le diverse tradizioni che parlano di statue prodigiose ci mostrano che le statue rappresentano un mezzo con il quale gli dèi entrano in relazione con un territorio, con una comunità, e sono presenti in una comunità. Dove esistono statue prodigiose, queste statue manifestano che il Dio ha un vincolo profondo e indissolubile con la comunità locale. I racconti di statue prodigiose servono alle comunità per dire che il Dio con loro ha un rapporto speciale, perché è qui con noi. Nei tanti studi che abbiamo visto, che si sono occupati di statue divine, di solito l'attenzione si è concentrata sull'origine miracolosa delle statue, sull'interazione dei fedeli con le statue, oppure su fenomeni antropomorfi, per esempio sulle statue che piangono, sulle statue che ridono, che sudano, che sanguinano, che parlano. Il prodigio di cui parliamo noi, quello su cui se deve stato su cui non piove, non nevica, non essendo antropomorfo, non è stato sostanzialmente considerato, è rimasto escluso, diciamo, dalla casistica. Hanno provato a interpretarlo studiosi un pochino più datati, per esempio Alfred Le Monnier. In questo libro sui culti indigeni della Caria, Le Monnier ha definito questo nostro prodigio un ricordo di tempi antichi in cui il santuario consisteva in un recinto nel quale la divinità rimaneva a contatto con le grandi forze naturali. Un po' naturalisticamente, insomma, Le Monnier dice questo, portento lo dobbiamo spiegare con il fatto che i santuari non erano coperti e che la statua rimaneva in qualche modo a contatto con le intemperie. E qui però era successo qualcosa di speciale. Certamente un'interpretazione un po' ingenua, se vogliamo, e poco convincente. Otto Gruppe, nel suo Griechische Mythologie, invece, discutendo di un argomento, di un tema presente trasversalmente in molte culture, il cosiddetto tema del fuoco perenne, ha pensato di dover riportare questo nostro miracolo a questo tema. Che cosa dice le storie del fuoco perenne? Si parla di un fuoco centrale per una comunità, importante per una comunità che miracolosamente non si spegne mai. Gruppe ha pensato che questo nostro miracolo della pioggia
Villanueva avesse a che fare con questo tema del fuoco perenne, ma anche questo indubbiamente un po' ardito come appostamento e poco convincente. Quindi sono due ipotesi, le uniche finora avanzate, che ci sono sembrate poco convincenti. Qual è il senso di questo prodigio? Tutto comincia, secondo noi, andando a cercare dei paralleli, e lo troviamo nell'Odissea. Nell'Odissea abbiamo nel sesto libro la dea Atena che, dopo essere scesa a Scheria ed essere apparsa in sogno con le apparenze dell'amica di Nausicaa Adimante, a Nausicaa esortandola ad andare a lavare il suo corredo, e questo servirà ovviamente a Nausicaa per incontrare Odisseo, e cioè avvia la soluzione dei guai di Odisseo poi alla fine. Ecco, la dea, dopo essere scesa, torna presso le sue sedi. Detto così, la Glaucopide Atena andò via sull'Olimpo, dove dicono sia la dimora sempre serena degli dei. Non è agitata da venti, non è mai bagnata da pioggia, non vi si adagia la neve, ma senza nubi l'aria si stende e vi è diffuso un terzo splendore. Gli dei beati si allietano di essa ogni giorno. Sono versioni siashi molto celebri, hanno avuto anche una celebre imitazione lucreziana che vedete lì in basso. Qualche studioso ha considerato, seriore e interpolato questo passo, perché va a contrasto con altre informazioni. Nell'Iliade talora si dice dell'Olimpo che è invece coperto di neve, perché è un monte. Non sarò io a farlo, l'hanno fatto più convincentemente di me vari studiosi, tra cui Spiker, hanno difeso invece la genuinità di questo passo, che non solo è perfettamente integrato lì dove sta ed è un passo importante, ma si è dimostrato una cosa, che già nell'Iliade, ma poi soprattutto nell'Odissea, l'Olimpo è uguagliato al cielo. Olimpos e Uranos sono praticamente un'endiadi, indicano la stessa cosa. Indicano Olimpo e Uranos in maniera intercambiabile la sede degli dei. Quindi anche se in origine l'Olimpo è un monte, si è però avuto un percorso per il quale Olimpo viene, considerato la volta celeste, un altro modo per chiamare la volta celeste. Con questo tipo di rappresentazione, anche questa informazione per cui nella sede degli dei non piove, non nevica, può stare. A questo punto è opportuno, ci è sembrato a me Massimo, recuperare un passo di Usener, Emma Usener, un grande studioso che nel suo libro dedicato alle storie di diluvi, Sintflutsagen, ha definito l'assenza di intemperie come una caratteristica del Götterland, della terra in cui vivono gli dei, il luogo perfetto in cui vive la divinità. L'assenza di intemperie è tipica dei luoghi in cui vivono gli dei, al punto che di assenza di pioggia e di neve si parla anche nelle descrizioni della terra dei beati, per esempio descrivendo l'Elisio nel quarto libro dell'Odissea, o descrivendo le isole dei beati in Esiodo, opere giorni, oppure non piove, non nevica nell'età dell'oro dei greci o nell'Eden biblico. Sono tempi e luoghi in cui vivono anche gli uomini, ma vivono a contatto con gli dei. Quindi non piove, non nevica, non ci sono intemperie là dove vivono gli dei. Nel Götterland ci sono anche altre condizioni che sono particolari. Non solo non piove, non nevica, ma le bestie feroci sono mansuete, la terra produce frutti senza coltivarla, scorrono fiumi di latte e miele. Sono tutti temi che poi sono stati, a volte anche adoperati ampiamente da poeti, come per esempio Claudiano nell'Epitameo per Onore Maria descrive il palazzo di Afrodite a Cipro, di Venere a Cipro, e dice che sul monte su cui sorge questo palazzo non piove e non nevica, no? Sono le caratteristiche di luoghi che sono distinti dalla presenza del divino. Allora, questo parallelo con l'Odissea, quello che stiamo dicendo, che cosa ci viene a comunicare del nostro miracolo delle statue di Iasos e di Barginia? Ci permettono di intendere che le due comunità vantavano per sé di poter dire che tra di loro si trovavano le stesse condizioni straordinarie dei luoghi in cui vivono gli dei. Gli Iasei e i Barginiani dicevano: da noi vivono gli dei, praticamente.
Le due polis sono un Götterland attraverso la presenza di questo miracolo. Si può dire che le due comunità potessero narrare che la Terra Media avesse scelto loro come luogo della sua residenza. Ma prodigi meteorologici si trovano anche in altre tradizioni. Sarò molto rapida. Capita su alcune montagne, per esempio sul Monte Cillene, ci dice Gemino. Gemino ci racconta che sul Monte Cillene, in Arcadia, coloro che si recano a sacrificare a Hermes sulla vetta della montagna riscontrano un portento. L'anno successivo trovano intatti i resti dei sacrifici. Di anno in anno i resti dei sacrifici sono intatti, le ossa, la cenere, niente è stato spostato. Perché? Perché non cadono piogge e non soffiano venti, visto che, spiega Gemino, nuvole e venti si formano più in basso. Quindi la sommità del Cillene ha le stesse caratteristiche dell'Olimpo, le stesse caratteristiche delle statue di Iasos e di Pergilia. Capita anche sul Monte Eta. Sul Monte Eta ci dice Arriano che ugualmente le ceneri dei sacrifici celebrati in onore di Eracle e di Filottete restano intatti. Mi piace sottolineare, ci piace sottolineare, che questi prodigi non si verificano su delle montagne qualunque. Si verificano su montagne segnate da straordinarie vicende mitiche, perché ricorderete che Hermes viene chiamato Cyllenios, perché il Cillene è il luogo in cui è nato, in cui risiede, e l'Eta non è un posto, non è un luogo qualunque, è il luogo in cui Eracle, in preda ai dolori, ha fatto costruire o ha costruito egli stesso, secondo le tradizioni, la pira con la quale ha cercato di uccidersi e che diventa poi il luogo dal quale Zeus lo porta, diciamo, sull'Olimpo, quindi accade la sua apoteosi. Quindi sono luoghi con vicende mitiche straordinarie. E non ci sono solo le montagne a essere, diciamo così, caratterizzate da prodigi meteorologici. Ci sono anche, per esempio, c'è questo ruscello di Creta di cui ci parla Antigono di Caristo, il quale dice che qui a Creta c'è un torrente presso il quale le persone siedono senza essere colpite dalla pioggia. Ma attenzione, anche questo non è un ruscello il primo che capita, è un ruscello secondo cui, lungo il quale, secondo una tradizione, Europa si lavò dopo la sua unione con Zeus. Quindi anche qui si è verificato un evento divino speciale che giustifica le condizioni speciali. Se ne deduce che di Iasos e di Pergilia si dovesse dire che erano luoghi in cui era capitato qualche evento speciale e straordinario. Esistono anche alcuni santuari, oltre a quelli di Iasos e Pergilia, altri santuari, oltre a quelli di Iasos e Pergilia, nei quali si verificano prodigi meteorologici. Per esempio capita nello Hieron, nel santuario di Afrodite a Pafo. Sia Tacito che Plinio che Servio ci dicono che qui gli altari, nel santuario di Afrodite, non sono mai bagnate da piogge, benché a cielo aperto. Si verifica la stessa circostanza, tutti e tre gli autori ce lo dicono e non sarò a leggerveli. Questo caso ci sembra particolarmente istruttivo, il caso di Pafo. Perché? Perché vediamo che qui la pioggia non colpisce non una statua, ma non colpisce gli altari. Perché proprio gli altari? Come spesso succede, bisogna andare a cercare le spiegazioni dentro l'epica, dentro i racconti epici. E allora se torniamo a leggere Odissea e Inno Omerico ad Afrodite, ci rendiamo conto di una cosa, che l'altare è un elemento centrale della narrazione su questo luogo. Per esempio, nell'Odissea, ottavo libro, Demodoco, Laedo, dedica un racconto agli amori tra Ares ed Afrodite. E Demodoco canta che i due amanti vengono scoperti dal marito di lei, Efesto, e puniti, e l'uno si rifugia in Tracia, per, diciamo così, dopo essere stato scoperto. Lei dove va? Va a Pafo. Va a Pafo, dove aveva un recinto e un altare odoroso. Temenos bomoste tueis. Nell'Inno Omerico Afrodite è ancora molto interessante perché si narra che la dea, quando desiderò sedurre Anchise, quando desidera sedurre Anchise, dove va a prepararsi a farsi bella e diventare irresistibile? Si mosse verso Cipro, entrò nell'odoroso tempio di Pafo, dove si trova il suo altare, anch'esso odoroso, Bomoste Tuodes, e qui venne profumata e agghindata dalle Carites.
Quindi il Temenos di Pafo è caratterizzato fin dall'epos da un altare odoroso e fumante. Il racconto del prodigio di Pafo, descritto da Tacito e dagli altri, si verifica dunque su un oggetto messo in evidenza nell'epos e nella sua narrazione. E il santuario di Pafo, come vediamo, è un luogo proprio sacro ad Afrodite, è un luogo che ella vive come sua seconda casa, perché vi si rifugia dopo essere stata scoperta e va per prepararsi in attesa di un incontro amoroso al quale tiene moltissimo. Il santuario di Pafo è una seconda casa della dea, ma d'altra parte il Cillene è la casa di Hermes. E se volete, l'Eta è una casa a nuova vita, della nuova vita di Eracle, che da lì, diciamo, avrà un nuovo inizio, no? Quindi vediamo che il racconto dei portenti si ispira da un lato prevalentemente o forse sempre ad elementi già presenti nella tradizione epica, li valorizza, e dall'altro i portenti si verificano in luoghi familiari al Dio, cari al Dio, seconde dimore del Dio. Per questo ci sembra probabile che col racconto di quel prodigio sulle loro statue, Iasos e Bargilia rivendicassero per sé il luogo di luogo amato dal Dio. Cedo la parola a Massimo per la parte finale. Non ho molto da aggiungere per concludere. Quello su cui ci volevamo fermare per chiudere è, ancora una volta, la ripetizione dello stesso prodigio a Iasos e Bargilia. Occasionalmente si è fatto riferimento, per questa coincidenza, al tema della competizione fra le comunità. E questa è una lettura che ci sembra del tutto corretta, però sul tema della competizione tra comunità ci sembra che, in campo religioso, ci sembra che si dovrebbe dire qualcosa di più e riflettere meglio, perché il tema negli ultimi anni ha avuto grande importanza ed è stato discusso soprattutto per l'epoca tardo-ellenistica imperiale. Forse qualcuno di voi ricorda un famoso articolo di Louis Robert sulla Gloire et la Haine, sulle rivalità tra Nicomedia e Nicea di Bitinia. Il tema, ed è un tema che ha per sfondo la rivalità religiosa, e poi si è studiato, e da qui si è sviluppata tutto un interesse per la rivalità religiosa in età imperiale. E poi però c'è tutto il tema della rivalità fra sistemi religiosi diversi, soprattutto tra la religione politeistica e la religione, la nascente religione cristiana. Per l'età classica, l'età ellenistica, il tema è meno frequentato. E però è ovvio che è un tema importante, e partiamo da un'osservazione banale. Dato il legame tra la religione e la vita pubblica, è chiaro che la competizione tra comunità rivali poteva esprimersi anche nelle credenze religiose e nelle pratiche religiose. Ciò poteva avvenire anche a un livello discorsivo, con l'elaborazione di riti che manifestano il legame privilegiato del Dio con la comunità cittadina o etnica. Per esempio, la competizione tra le polis e tra le comunità si esprime nell'aver dato i natali a un Dio, la nascita di Zeus. Nascita di Zeus, Callimaco già discute nell'inno a Zeus, non è nato a Creta. Per Callimaco, è nato in Arcadia. E poi in epoca imperiale ci sono monete di una montagna di città, spesso della stessa regione, che si richiamano all'idea della nascita di Zeus. Un altro un tema interessante, il tema della disfida per il possesso della città, è il tema ateniese, la sfida tra Atene e Poseidon. Però se uno legge Pausania si accorge che intorno al Golfo Saronico ci sono un sacco di città che raccontano di sé una storia analoga. A Corinto, tra Elio e Poseidone, poi si mettono d'accordo, uno l'Acrocorinto e l'altro Istria. E così ce ne sono parecchi. Insomma, gli dèi entrano in gara per ottenere il privilegio di essere la massima divinità cittadina, ma le città vicine si rincorrono nel narrare
delle storie del genere, e sono città vicine. Ora, in quest'ottica di competizione tra vicini, è utile notare il contesto in cui si situa l'accoppiata Iasos-Bargiglia, perché nelle isole antistanti e in Caria, in età ellenistica, si racconta di moltissime epifanei ai divini. Adesso io vi leggo molto rapidamente, senza discutere i casi, una serie di... Quelle sottolineate sono località di cui si dice che è avvenuta un'epifania in Caria, e qui le vedete elencate. Allora, insomma, forse glieli leggo, voglio vedere la uguale. Comunque, si comincia con Rodi, c'è l'apparizione notturna di Atena che induce Tolomeo I a intervenire contro il Poliorcete. Nel secondo quarto del terzo secolo, a Magnesia al Meandro, viene ritrovata miracolosamente una statua di Dioniso. Nel 221-20 Artemide Leucofriene ha una epifaneia che poi si traduce nell'inizio del processo per la creazione del lagone Stefanite per lei a Magnesia. Tra il terzo e il secondo c'è una epifaneia di Artemis Iacintotrofos a Cnido, un'altra apparizione di Artemis Leucofriene a Magnesia nel 200. Poi c'è l'Artemis Kindias con l'apparizione di cui ci parla l'iscrizione di Usum Iuva, e poi c'è quella nella rivolta di Aristonico. Ci sono delle apparizioni di Leto a Olimos, lì è indicata Euromos perché Olimos è lì vicina, nella seconda metà del secondo secolo, a Stratonicea, Ecate, la dea di Lagina, la grande dea di Lagina, interviene all'epoca della rivolta di Aristonico o durante la guerra mitridatica. Poi c'è un'apparizione forse di Zeus Panamaros a Stratonicea, su cui siamo male informati, un fasma di Iside appare in occasione dell'assedio di Mitridate nell'88, a Rodi, grazie. A Milas ha un'iscrizione del primo secolo avanti Cristo, ricorda delle epifaneiai di Zeus, le apparizioni di Zeus Panamaros in occasione dell'attacco dell'esercito di Labieno cadono nel 41-40 avanti Cristo, e anche l'anagrafe di Lindo ricorda un sacco di epifanie miracolose nel primo secolo avanti Cristo. Quindi c'è un interesse specifico molto forte in quest'area, tanto che si è definito quest'area un epiphanic landscape, è un paesaggio epifanico, ed è dunque, insomma, in questo contesto che si situa anche, no, la tradizione forse sull'epifania della Kindias e, vogliamo dire, l'imitazione iasea, che, no, vorremmo suggerire che il processo sia questo. Ora, da certe testimonianze ci potrebbe sembrare che queste apparizioni divine hanno un carattere del tutto strumentale, che favoriscono l'interesse e il prestigio delle città, perché molto spesso noi li troviamo ricordate quando le città compiono delle iniziative per ottenere dei riconoscimenti o nell'intero mondo greco, e però in particolare magari anche o solo da Basileis o dagli imperatori romani. A che mi riferisco? All'elevazione, per esempio, degli agoni a livello di agoni stefaniti. Le ambascerie vanno, per esempio quelle di Magnesia al Meandro, che conosciamo delle iscrizioni, vanno e ricordano, no, dell'apparizione di Artemis Leucofriene. Però succedono, vengono ricordati anche altri primati, per esempio nel tardo terzo, quando i milesi cercano di elevare a rango stefanita i Didimeia, ricordano la tradizione che lega Latona e i due gemelli
al luogo di Meia. E non entrano direttamente in competizione con Delo, ma Didima è il luogo dove è avvenuta la Mixis, dove Zeus si è unito alla Tona. A Efeso, già nel tardo terzo, si raccontava invece che Artemis era nata lì. C'era Artemis è nata ad Ortigia, seconda tradizione, e loro hanno un bosco che si chiama Ortigia. E questa storia la usano davanti al Senato romano nel 22-23 d.C. per sostenere che Apollo e Artemide non erano nati ad Elo, ut vulgus crederet, ma nei pressi della loro città. La storia sacra è la storia sacra colta, cioè uno si vede benissimo che l'erudizione ellenistica che ha favorito lo sviluppo di queste storie. La storia sacra colta è un argomento fondamentale in una cosa che è la diplomazia religiosa, insomma, in qualche modo. Però non bisogna sottovalutare lo stimolo che la, chiamiamola peer polity interaction, cioè l'interazione tra queste comunità di livello più o meno analogo, che sono emule l'una dell'altra, che rivaleggiano l'una con l'altra. Non bisogna sottovalutare un aspetto che è rivolto all'onore per gli dei. Cioè non è solo strumentale questo processo. Anche il riconoscimento degli agoni e la Silia che le città cercano e tutte le azioni religiose, si tratti di una processione civica, del sacrificio che conclude una processione, della costruzione di un tempio, l'erezione di una statua, tutti questi eventi servono in primo luogo a onorare il Dio. E proprio considerando l'inizio dell'edilizia templare, in un saggio famoso, Anthony Snodgrass valorizzò molti anni fa il ruolo della peer polity interaction e appunto dell'emulazione tra comunità. Le credenze di Iasos e Bargilia, pur con la loro peculiarità, in fondo, se ci pensate, sono, come dire, una manifestazione collaterale della stessa volontà che si ha quando si costruisce un tempio e si mette una statua. Cioè è un altro modo per dire il Dio alla sua casa qui, solo che lì lo si fa in una maniera iper spettacolare, eh? Ma l'idea di fondo è la stessa. E una volontà emulativa di sottolineare il legame del Dio con la polis e di compiacere il Dio con l'edificio entro il quale lui va a risiedere o con la statua che lo rappresenta, è alla base di tutta l'evoluzione successiva dell'edilizia templare e della pratica scultorea delle statue divine. Cioè, farle belle quelle cose non serve solo per il prestigio della città, ma è un modo per tributare agli dèi un onore che suscita il loro caos, perché agli dèi gli piacciono le cose belle. E quindi non è solo prestigio civico. Nel riservare agli dèi sacrifici, feste, edifici, statue, le città dovevano ritenere necessario compiere riti e realizzare opere altrettanto belli di quelli celebrati o eretti dai propri vicini rivali, in modo che gli dèi si potessero compiacere e loro non apparissero da meno dei loro vicini. Cioè, se loro hanno fatto un tempio così, anch'io lo devo fare, perché se no Dio aiuta lui e non me, perché è più contento di quello che della casa che ha di me. Quindi le città competono nel favore degli dèi, non competono solo nel prestigio. Questo è quello che volevamo sottolineare. E le decisioni prese per onorare maggiormente una divinità rispondevano anche agli obblighi della pietà e portavano alla città il benessere e la gloria derivati contemporaneamente dal rispetto dei potenti del mondo. Certo, ho un grande Dio e allora
le città, i re mi rispettano, ma anche dagli dèi, che si vedono riconosciuti per la loro importanza. Quindi in questo clima emulativo rientrano anche le credenze sui portenti, perché queste in fondo che cosa dimostrano? Mostrano il successo nello scambio tra la città e il Dio, cioè è la caris riconosciuta, io ho offerto bene al Dio e il Dio mi riconosce, e il Dio quindi mi favorisce e mostra il suo favore verso di me. Quindi i prodigi con i quali attraverso la statua di culto si trasferiscono a Iasos Barghilia le condizioni che si trovano sull'Olimpo, che trasformano le comunità in un Götterland, principi santuari veramente, sono appunto manifestazioni di questo felice rapporto tra le città idee. La potenza divina, manifestandosi con un prodigio, rende a tutti manifesti i segni della sua predilezione per il luogo. La città e il tempio sono infatti davvero la dimora della dea sulla terra, un luogo benedetto dal cielo. Le comunità erano orgogliose dei loro grandi dei e competevano anche nel raccontare meravigliose storie sul loro conto. Iasos e Barghilia, rivali tra loro, rivendicano il proprio posto nel mondo attraverso la maestà della propria dea e il favore di cui ricevono un segno prodigioso. Ad alcuni intellettuali, certo, come a Polibio, ripetere questa storia sarà parso un segno di disonestà intellettuale e credervi una desidamonia. Ma molti greci dovevano ritenere possibile che gli dei manifestassero la loro presenza attraverso le statue e nei prodigiosi eventi che continuavano a segnare la loro storia. E con questo... Siamo allungati, ovviamente. Ci abbiamo sfondato. Sì. Volete lasciare la condivisione? Penso che possa essere utile? Non lo so. Però lasciamo poi eventualmente se c'è qualche ragione. Beh, grazie di cuore. Ora io vorrei dire che questa relazione è stata bellissima, ho paura di prendermi altri rimproveri, quindi manterrò un profilo basso, diciamo, e lascerò anche eventualmente altri partecipanti alla giornata, insomma, si esprimono, ma insomma diciamo che io mi sono goduto al primo momento, all'ultimo, ecco, grande interesse e grande partecipazione, ecco, insomma, tutto quello che attraverso cui ci avete condotti, e niente, aprirei adesso la discussione, quindi se qualcuno sia qui in presenza che da casa vuole intervenire, se volete intervenire da casa magari potete, però a questo punto devo togliere la conclusione, non mi vedo. Sì. E semmai poi ci ritorniamo sopra, insomma, ecco, potete fare un cenno cliccando sulla manina o scrivere in chat, insomma, la vostra intenzione di partecipare. Forse rompo io il ghiaccio, allora inizialmente trovavo molte spunti e cose da chiedere, da dire. Comincio dalla fine, diciamo, dalla cosa che ha detto Massimo, verso la fine, questa idea della timè degli dèi, insomma, del dio Philotimos, insomma, al quale, no, che si aspetta che gli venga reso quel tipo di tributo. E la più antica attestazione di Philotimos nelle supplici e nelle Omeride va alla memoria, ma insomma delle Omeride di Esquilo è proprio per le seminari, insomma, le rindi, insomma, che sono la più antica, l'antico destinatario, diciamo, di questo definizione, designazione, che poi diventa umana, insomma, pienamente umana, soprattutto nel IV secolo addirittura, insomma, si cristallizza. Però insomma che la dinamica abbia appunto questo tipo di
legame specifico con la divinità e che la caris sia, diciamo, il contraccambio in qualche modo, insomma, di questo rapporto, appunto, è pienamente, per così dire, all'interno delle forme in cui questa nozione viene discussa, ed è una bellissima campo di applicazione, per così dire, insomma, quello che ci avete proposto. Avevo una domanda da profano, proprio, e scusatemi se mi suona, diciamo, più del necessario, ma nel riferire del prodigio, della pioggia che non scende, la neve che non scende, mi sembra di aver colto, insomma, un po' rapidamente, che in alcuni passi si dice che non piove e non c'è neve, in altri si dice che quando piove non ci si bagna o non si è toccati d'allenamento. C'è una distinzione, diciamo, in questa, una ragione per una... Perché non mi sembra la stessa cosa, insomma, ecco. Ma appunto, forse è una ragione... Forse sono due modi di guardare, come dire, all'area su cui piove e non piove. Se tu... Quando il prodigio si manifesta quando piove. Certo. E quando piove, se tu sei lì dentro, non ti bagni. Perché... Piove fuori dal perimetro, ma credo che sia due modi per dire la stessa cosa. Perché non ci può essere, diciamo, una doppia modalità di significare l'aspetto prodigioso col fatto che una certa area sia invece risparmiata, in sì, quanto, diciamo, perennemente, complessivamente, insomma, ecco, dal fenomeno quello... atmosferico, insomma, non so, se sull'Olimpo non piove mai, non piove mai, insomma, non è che non piove solo, gli dèi, naturalmente, insomma, ecco, per usare appunto. Però qui intorno piove. Sì, intorno piove. E quindi in fondo è la differenza che c'è tra un posto che è l'Olimpo e un posto che è l'Olimpo sulla Terra. Certo. Nell'Olimpo sulla Terra intorno piove. Solo in quel quadratino. Ma quel quadratino sì, no. Sì. Vabbè, sospettavo che fosse una domanda forse un po' naif, però no. Insomma, mi era saltata all'occhio, perché insomma questo scarto appunto si coglieva un po', e non so se nel frattempo qualcuno... Marco, vai. Che c'è la neve? Cioè, sul mare... io sono un pazzo, certo. Pensare che neve... Quindi ho la citazione... È quello che diceva lei, è la prova che è vero quello che dice lei. Io che dietro non so, cioè pensato. No, non l'ho detto così. Aspetta, però... Marco, vieni qui, perché sennò temo che da casa non se... non credo che non sentano. Ma ripetiamo la domanda. Va bene, allora magari è una citazione. Esatto. È una citazione. Perché come fa a pensare che la razza di miracolo è che non ne vedi 40 gradi di media. Signora, la domanda è pertinente, appunto dimostra. Forse la gente l'ha sentito. Sì, il professor Bettalli notava che diciamo, il miracolo, il prodigio dell'assenza di neve in città come Iasos e Bargilia, che si trovano a una latitudine, diciamo, sul mare, è probabilmente un miracolo che si doveva, cioè un fatto atmosferico che si doveva verificare raramente. E questo, diciamo, la domanda è opportuna perché aiuta a sottolineare ulteriormente il fatto che si tratta di fatto di una citazione. Stiamo richiamando le condizioni L'Olimpo. Dell'Olimpo, cioè è un modo per dire qui viviamo come nell'Olimpo. Questo non lo abbiamo, grazie, ma ancora si facciamo vince, in tempo. Si vince facile in questo caso, perché diciamo che te lo rischio della smentita. Però, benissimo. Eleonora Selvi, prego. Grazie mille per la presentazione, che era veramente interessante. Volevo chiedere, ma non so se ho capito bene, ma forse, cioè nel senso, la mia domanda è se appunto abbiamo le risoluzioni, diciamo, da un punto più centrato su Apollo, che appunto abbiamo detto che da se ho appunto bene dal tardo quarto, insomma, abbiamo atteso tutti e due i punti, però Apollo è forse quello preponderante. E ovviamente abbiamo avuto la tecnologia, quindi non mi chiederò in questo ginebraio, ma abbiamo avuto prima il cinesismo del Carnasso. Con la fine di Rodi, poi ovviamente le mutate condizioni politiche, abbiamo anche un'evoluzione e un'espansione, diciamo, del culto di Artemide e questa questione di qualità religiosa che avete spiegato così bene. Possono essere
forse messa in relazione con le identità molto proprio propriamente politici, o questo c'è anche la condizione tra gli atomici e poi la seminaria con Rodi, e poi ovviamente un'altra condizione sotto l'impero romano e tutto, e, oppure vedete che siamo sotto un po' magari cose che stanno molto al di sopra di questi eventi magari più locali. Allora, io do una prima risposta, poi tu semmai, aggiungi. Dunque, io credo, allora, è abbastanza evidente, lei l'ha capito benissimo, che Bargilia, Kindu e poi Bargilia, l'appello Artemide è fortissima da subito, e in particolare la statua. E Iasos cresce questo culto, in maniera, non che non ci sia, ma diventa più importante. La nostra idea, poi non so se Massimo ha anche ulteriori riflessioni nel caso non condivise, che sia cresciuto proprio in questa ottica di peer quality interaction, nell'interazione con Bargilia, che, come dire, la miracolosità, l'evidente prodigiosità di quell'agama, che doveva essere molto antico e risalire appunto già a Kindu e quindi essere noto già dal fine quinto secolo, almeno avanti Cristo, possa in quest'ottica di città vicine che devono in qualche modo non essere l'una da meno dell'altra, perché l'interessante di questo prodigio è che il prodigio dell'una non esclude quello dell'altra, mentre nel caso di quando si dice Zeus è nato qua, no è nato qua, no è nato là, lì scegli, no? Qualcuno deve scegliere, ok, è nato qui. In questo caso invece le due comunità potevano dire che in entrambe si verificava lo stesso prodigio, quindi è una situazione molto comoda e molto ben gestibile, e l'impressione che abbiamo che a Iasos questo culto cresca proprio per non essere da meno, anche comunque di essere, diciamo, tenere, diciamo, il come dire, insomma, conservare questo, non essere da meno, ecco, della vicina Bargilia. Credo che in questo ci sia la crescita. Se poi intervengano anche i fatti politici nella crescita del culto di Artemide, in questo momento non lo saprei dire. È anche difficile capire quando veramente è cresciuto, perché dal tardo quarto, inizio terzo, considerate che il santuario non è individuato. Sì, non sappiamo dove sia. E quindi, mentre il santuario di Apollo sta in mezzo alla Gorà, e le pietre del santuario di Apollo sono finite in parte dentro la chiesa cristiana. Quindi descrizioni dell'Apollonion ce ne abbiamo parecchie. Per Artemis Astiasse abbiamo soprattutto materiale disperso. E però ci sono cose grosse. Cioè, nel tardo quarto cominciano a dedicare colonne. Tra l'altro, come queste colonne si rapportino con l'idea, cioè le colonne ti fanno pensare a un portico, no? Come si rapportano le colonne con il luogo dove non piove? Cioè, vabbè, no? Non lo diremo mai, però visto che chiacchieriamo tra amici, uno, no, la cosa la butta là. Poi c'è l'Andron, cioè un grosso edificio donato da un dinasta della Caria a Artemis Astiasse all'inizio del terzo, e poi da metà del terzo il santuario emerge regolarmente come uno dei santuari dove si mettono le grandi iscrizioni. Quindi è a quell'epoca probabilmente la crescita del santuario era già avvenuta, e insomma, collegare dei fatti politici è difficile, non abbiamo gli strumenti per dirlo, e anche perché sappiamo troppo poco della storia di per esempio di Bargilia, che è una città non scavata, e quindi è una e anche il santuario di Artemis Kindias, da cui vengono quelle spettacolari iscrizioni, pare che abbiano individuato il luogo con i francesi adesso, però si aspetta la pubblicazione, però è, insomma, ci sono queste scoperte di queste iscrizioni che potrebbero cambiare il quadro. Comunque, diciamo, la risposta in questo momento non siamo in grado di darla. Non è detto che prossimamente non si possa farlo. Come abbiamo detto, la Caria negli ultimi 15 anni ha prodotto documenti straordinari, archeologici, epigrafici in particolare. Noi a un certo punto speravamo di aver fatto la scoperta, no? Perché abbiamo riunito
una base dimenticata al museo di Istanbul con una base rinvenuta sullo scavo, e avevamo ricostruito il monumento per gli ecatomnidi, in cui si capiva che ecatomno aveva sposato la sorella, ma Shatilali ci ha fregato, hanno scoperto quell'affare. Vabbè, cioè, pensavamo di aver fatto la scoperta del secolo, ma l'usuniova ci ha superato, vabbè. Quello è un altro livello. Lì abbiamo il pronzo. Sì. Quella è una cosa veramente straordinaria. Il timing. Sì, esatto. Posso chiedere come una curiosità proprio professionale? Ma oltre ai famosi Catera, sono tutte altre scuole di descrizioni in questi nuovi scavi di cui io ovviamente non so, conoscendo come si chiama, stato rinvenuto in Cario. In Cario? Sì. Hanno ritrovato recente, proprio l'anno scorso mi pare, abbiamo saputo da Fede, a Euromos, che è una piccola cittadina, delle statue di Apollo, comunque di un dio assimilabile ad Apollo, con delle iscrizioni in Cario. Sappiamo solo che ci sono, ma non sappiamo ancora cosa c'è scritto. E, poi, diciamo, negli ultimi anni hanno trovato anche un testo bilingue a Ilarima, c'è cioè una parte settentrionale della Caria, è una, diciamo, si stanno facendo notevoli ritrovamenti, si sta anche molto migliorando la conoscenza del Caria, è una lingua ancora non del tutto decifrata, ma diciamo siamo a un buon livello. E soprattutto se è decifrata l'alfabeto, perché il Cario è una buffa lingua, ha una buffa scrittura, perché usa i caratteri greci, ma li usa con funzioni diverse. Quindi non si capisce bene con quale logica hanno adottato i caratteri greci, ma li usano con delle funzioni regionali fonologiche diverse. Quindi, però c'è se uno è curioso sul Cario, il primo punto di riferimento è il manuale di Adiego del 2005. Quindi voi siete d'accordo con, cioè, nel senso, con l'ipotesi quella del corsivo mentalizzato di Adiego, poi? Un po' nostro duro, sì, perché lei ha una sua, diciamo, passione, competenza proprio sul... No, però noi siamo, cioè, siamo idioti in questo caso. Sì, cioè, senso se greco, non leggiamo il Cario. Etimologico. Diciamo. Non leggiamo il Cario, quindi diciamo la nostra fonte è Adiego da questo punto di vista. E devo dire... Se ti posso raccontare un aneddoto su Adiego, per diciamo constatarne la validità comunque come studioso. Il buon Pierre Depor, che è uno studioso francese che ha scritto tra l'altro anche un manuale sulla storia dell'Asia Minore, trovò in Larima un testo bilingue e sottopose ad Adiego soltanto il testo cario. Lui aveva la traduzione greca, ma voleva vedere a Diego cosa ne avrebbe ricavato, perché stava sostenendo in alcuni articoli che era in grado di decifrare il Cario, ma De Bor non si fidava. Ha dovuto constatare che a Diego lo sapeva decifrare. Ecco, ma questa l'abbiamo avuta una sera a cena a un convegno tanti anni fa, da De Bor stesso, quindi proprio fonte erano De Bor e a Diego seduti vicino all'altro. De Bor mi diceva quanto adorava Diego dopo quell'episodio. Effettivamente Diego è una persona adorabile. È adorabile. Io l'ho conosciuto alla scuola di lingue, vabbè, comunque sì, concordo con questo. Comunque, questo per darle interessante, il tema era veramente bellissimo. Grazie. Io, se posso, innanzitutto volevo ringraziare la professoressa Fabiani e il professor Napis per averci trasmesso anche l'entusiasmo per questo. E, prima il professor Napis ha detto che su Bargiri effettivamente non si sa niente. Io prima, diciamo, mi chiedevo se questa competizione tra IASOS e Bargiria, effettivamente questa diciamo la narrazione dei contenti fosse l'unica diciamo l'indizio, l'unico, il più grande indizio, e quali fossero le fonti, se ci fossero. Non è, io a ripensarci non sono mica sicuro che IASOS competesse solo con Bargiglia, cioè lì intorno c'è una montagna di Artemidi importanti, e quindi te la giochi con tutti.
queste qui sono una di fronte all'altra. Queste due, certo, ovviamente sembra che hai preso di mira quella, no? Però, però non ci sono indicazioni. Una cosa importante, tra Bargida e Kindue, Kindue paga alla Lega, tu te lo ricordi? Un talento come Yasuo. E invece Bargida poche dracme, quindi Bargida ha assorbito un centro più grande, e questo ci fa appunto, diciamo, è un indizio interessante, perché Kindue, no, ha dovuto vendere questo pezzo di territorio a Nilasa, e lì probabilmente questa liaison con gli Ecatomini gli è stata fatale. Gli Ecatomini ormai stavano a Nilasa e a Alicarnasso e hanno deciso, diciamo così, di impoverire la vecchia metropoli. Se avete visto la slide, quella zona dell'aeroporto è un'antica grande laguna, sì. No? E quindi lì c'era il mare, no? e loro hanno ceduto in pratica lo sbocco al mare da quella parte a Milasa, e di qua verso Bargida c'è un'altra laguna, e Artemis Kindias si trova di là della laguna rispetto a Bargida, ai piedi di Kindue. Presso un golfo, direi, mentre sì. L'altro lato è una laguna che oggi si è interrata, ci hanno fatto è laguna golfo, no, questa di qua, golfo laguna. Allora non ci sono, perché non ci sono mai stata purtroppo, però insomma sembrerebbe piuttosto un golfo. Beh, no, lui c'è stato. Lui c'è stato. Adesso che menzionate lagune, cose del genere, io un pensiero non c'entra niente sicuramente, che adesso passi un massacro. Però il pensiero di questo santuario di Artemis a metà strada tra Bargida e Kindue, e non so, lì per lì ho detto Lemnadis o qualcosa, cioè non c'entra niente assolutamente, penso che, però visto che lì, sì sì, no, so. Sicuramente, diciamo, però non è attestato come epiclesi da quelle parti. Però non mi ricordo, c'era una domanda che era... Non so se abbiamo veramente risposto. No, abbiamo interrotto. Altri indizi per una competizione di resti? Sì, effettivamente questo tipo di ricerca che hanno fatto, e per guardare in questa prospettiva il rapporto tra le due città, è l'unico modo per vedere questa competizione. O se invece è acquistato anche altrimenti da regredi, da... No, direi di no. Dire di no, che questa è la fonte più evidente, insomma, sulle questioni. L'altro indizio è il nome del golfo. Il nome del golfo, che fosse con, cioè che avesse due nomi, è interessante. O Bargileatico, Iasico, forse a seconda dei periodi storici, a seconda della prospettiva. Comunque. Però in ogni caso il primo attestato è Iasio. Sì, quindi anche questo. Questo va nella direzione di... Cioè, Bargida è una città che è cresciuta, indubbiamente. Paga poche dracme nelle liste alti e dei tributi, e Iasos paga tanto quanto Kindue, quindi sono due centri comparabili. E poi Kindue collassa, viene assorbita, cresce Bargida e anzi diventa un luogo, lo sostituisce in effetti quella località. Peccato che Bargida non sia scavata, come abbiamo detto, sono state fatte delle survey, ma anzi hanno trovato fin troppo per non essere stata scavata, diciamo. L'ex sacra, colpaccio, è spettacolare, veramente. Un racconto bellissimo. Allora, sento se anche da casa ci fosse qualcuno. Cecilia, prego. No, lasciate. Ho visto che ha alzato la mano, perché io... Salutatemi Cecilia quando... Vabbè, sì, senz'altro. Troppo sento. Allora, se non ci sono altri interventi, altre domande, io concedo i nostri due oratori, ringraziandoli però ancora con un applauso. Bellissimo. È finita, non hai più tempo per riprovarmi. Bellissimo, interessantissimo intervento e seminario. Insomma, speriamo di così avere presto altri contributi, insomma, in questa, siamo certi che li avremo. E magari potete tornare un po' su questo
su questa vostra ricerca. Grazie, grazie di cuore, grazie a tutti gli altri. Do appuntamento per martedì prossimo, 31 maggio, con l'incontro con il professor Alessandro Linguiti. Arrivederci. Arrivederci.